Nel 329 fu completata la costruzione della Basilica. La chiesa fu utilizzata per la celebrazione del culto. Durante l'Alto Medioevo era il principale luogo di pellegrinaggio dell'Occidente. Nel 1506 Giulio II inizia la costruzione di una nuova basilica che sostituisse quella esistente, commissionando il lavoro all'architetto Donato Bramante. Si era reso necessario un intervento edilizio a causa del pessimo stato dell'antica basilica costantiniana, che all'epoca di Giulio II aveva più di 1000 anni di vita. Il Campidoglio, detto anche Monte Capitolino, è il più piccolo dei colli sui quali venne fondata Roma. Ma fammi lavorare meno che posso. Non posso perdere tempo, non c'ho niente da fa. Levatevi da in mezzo, fate largo a sua maestà. Arriva Rugantino che c'ha voglia di rugare. Perché c'ha niente da fare. Via della Pilotta perché si giocava a palla, gioco importato dai fiorentini nel XVI secolo. Archi, oltrepassando la via, uniscono Palazzo Colonna ai suoi lussuosi giardini. Il fratello di Tito, Domiziano, a memoria della guerra giudaica combattuta in Galilea, dedicò l'arco a suo fratello Tito. L'arco rientra nella tipologia definita come trionfale perché aveva la funzione di celebrare un generale o imperatore con eventi legati alla gloria di Roma. I trionfi che venivano festeggiati in città vedevano sfilare l'intero esercito sotto questi monumenti che venivano riccamente decorati da rilievi, da decorazioni scultoree che narravano le gesta del personaggio da celebrare e iscrizioni dedicatorie. Le portantine raccolgono tutti gli oggetti saccheggiati dal Tempio di Gerusalemme. Si vede bene il candelabro a sette braccia d'argento, il tavolo per il pane sacro e le trombe d'argento. Il 2 dicembre del 1947 il rabbino maggiore Rav Davide Prato diede appuntamento alla sua comunità e gli ebrei si unirono sotto l'arco per celebrare la risoluzione 181 dell'ONU che sanciva la nascita del futuro Stato di Israele. Per rappresentare al mondo l'importanza di questo atto si riunirono proprio sotto l'arco dove prima, considerato che rappresentava la distruzione del Tempio di Gerusalemme, si rifiutavano di attraversarlo. Tu sfarfalli per le strade di Roma, a venticello. Fu eretto nel 315 per celebrare la vittoria dell'imperatore Costantino su Mazenzio, avvenuta il 28 ottobre del 312 d.C., nella battaglia di Ponte Milvio, e fu realizzato riutilizzando in parte materiali ed elementi architettonici provenienti da monumenti imperiali più antichi appartenuti alla età di Traiano, Adriano e Marco Aurelio. Quanta pena stasera, se sul fiume che piotta così, disgraziato chi sogna e chi spera, tutti al mondo dovemo soffrire, ma si in anima cerca la pace, può trovarla soltanto che qui. Le porte di Roma sono le aperture nelle diverse cinte murarie che hanno protetto la città dalla sua fondazione
e che in parte sono tuttora conservate. Ponte Fabricio sostituì probabilmente uno preesistente in legno. L'attuale fu costruito nel 62 a.C. dal curator viarium Lucio Fabricio. Ormai è tramontato, lei rispose, lo vedo da me. Sospirò, poi mi disse, addio amore. Io però non me scordo di te.